How did you? Don't mind me, father. Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo sempre qui su Hades e dobbiamo continuare con il nostro tentativo di fuga. Quanto pare ha salvato appena prima che attivassimo tutte queste cose. Però prima, vediamo un po' cosa abbiamo sbloccato perché non mi ricordo più. Allora, giusto, avevamo lo scatto che ci proteggeva, ok, e un po' di danno extra sui critici. Respingendo gli attacchi... lasciavamo i nemici scoperti. E questo invece è il tuo attacco al 15% di più danno critico, che è quello di di Artemide. Perfetto, vediamo un po' cosa ci dice qua. Other than those in the trusted inner circle of Lord Hades are authorized to enter the intricate chambers connecting the vast regions of the underworld, but the prince decides to barge in anyway. Ok, I barge where I please. Metto i piedi dove mi pare, va bene. Allora, vediamo un po' cosa... ah no, qui possiamo vendere, giusto, le cose, non venderei nulla. Vediamo cosa possiamo acquistare in realtà. Ripristino di salute, che potrebbe essere interessante. Il prossimo dono avrà rarità superiore, non ho le monete. E questo invece mi dà meno danni, no, infliggo più danni ai nemici. Ok, prendo la cura, che se non mi ricordo male erano gli stessi, non sono cambiati questi. Ok, qui c'è una statua di Cerbero, guarda che bella. Andiamo. See you, Tartarus. Allora, non credo di essere in grado di superare anche la seconda fase, anche perché non l'ho ancora mai superata, sarebbe la prima volta che la supero. Ho un buon settaggio in realtà, ma questa zona la trovo abbastanza difficile da superare, diciamo così. Qui possiamo avere una panoramica sulla zona. Ok. Mentre qui... andiamo avanti. Ah, c'è roba qua. The once verdant plains of Asphodel are now engulfed in scintillating flame, having been flooded by the river Phlegethon, whose hideously superheated contents could bring death swiftly even to those resistant to most heat. Cosa che noi non siamo. I'm only flame resistant, not flame proof. Già. Purtroppo prendiamo danno da tutta questa roba rossiccia, quindi se schivando ci finiamo sopra, ci scottiamo i pepe. Slam dancers. Cosa sono queste? Non ho idea, non l'ho mai incontrate. Cosa fanno? Non lo so, non glielo lascio fare. Qualunque cosa facciano, non gliela lascio fare, li stanno per sempre. Ah giusto, la mia abilità speciale. Sì, il mio cosetto rosso. Se lo lancio non ho ancora messo nessun potenziamento sul mio cosetto rosso, che ho perso tra l'altro, non so dove sia finito, non lo vedo più. Dove è finito? Ah, eccolo. Il mio cosetto rosso sì, è ancora standard, ok. Prossimo potenziamento, se non fa schifo, lo prendiamo lì, dai. Sul cosetto rosso. Scappa! Fuego! Ah giusto, io ho le schivate incredibili, devo ricordarmi di farlo. Ok. Coin from the dead. Caro del mio Caronte, devo trovarti perché tu hai le cose interessanti. Ah, i miei pepe interessanti. Allora, più potenziamenti o più chiavi? Quante chiavi ho? Posso sapere quante chiavi ho io nella mia vita? Ne ho due, dovrebbero essere sufficienti. Non mi ricordo se erano due o tre, porca miseria, non devo andare di qua. Non mi ricordo se me ne serviva una, tre, due, non mi ricordo. A tre mi fermo comunque, poi inizio a prendere dei potenziamenti. Do not mess with me right now. Che miseria, quelli sono invulnerabili e non so cosa facciano di preciso. Ecco, mi colpiscono, vedi cosa fanno? Ok, brucia. Ok. Botte. Ok. Brucia. Che miseria c'è al pavimento. Che brucia. Cos'è sta roba? Non lo so. Ehi, quello è grossissimo, aspetta. Non mi fido, uccidiamolo veloce. Veloce. Picchia. Scatto. Schivo tutto. Roba immorta. Haven't you learned your lesson yet? Arrivo. Non vedo, c'è del fumo qua. Aia. Come non sto prendendo danno non lo so. Probabilmente devo sempre ringraziare la signorina Athena, che mi sta proteggendo tantissimo. Sono piuttosto sicura. Questo tizio qui giallino. No, esplode tutto lì. Il tizio giallino. Ok, non è più giallino. Look what I found. Ho perso un sacco di vita. Ma tanta, eh. Allora, qua c'è un potenziamento e là... qua c'è il mio cosetto rosso, riprendiamocelo. E là ci sono dei soldi, io andrei nei soldi, perché appena becco Caronte credo di dover comprare tutto il mercato, perché sto morendo. Quindi mi serviranno tutti i potenziamenti della vita, letteralmente. No, le gorgoni no, cacchio, queste mi uccidono sempre. Vieni via da lì tu, non prendo neanche danno dal fuoco, ste maledette. Vieni via da lì tu! E niente, porca miseria, ok. Eh no. Se non venisse fuori da lì, quella lì maledetta, lei... Tia! Brutta schifosa. Salve.
Voi non siete gialli, dai, perlomeno sono contenta, almeno vi stannate. Vai, ascolta, Pepe! Che miseria, Pepe! Porca miseria, sto posto lo detesto. Sto posto lo detesto, ragazzi. Cioè, sto prendendo un danno infinito da tutto. Allora, vediamo un po' che stanze ci sono. C'è Hades con una boss fight, ma temo di dover andare da Caronte perché sto morendo e devo andarmi a comprare della vita, potenzialmente. Caronte, ti prego, vendi la vita quella grossa, quella grassoccia, ti prego. No, che cacchio, Caronte. Però c'è una Atena qua. Ciao, caro. Ah, non mi parli più, caro. Maledetto tu. Ah, c'è un'Atena pure là. Doppia Atena. Interessante. Prima prendiamo la vita, però, aspetta. Solo 20, tristezza, vai. It feels unseemly to make contact from that most unpleasant boatman's stash of ill-gotten wares. Nonetheless, this was an opportunity. Mi dispiace, lo so che ti arrabbi se compro da Caronte la roba di contrabbando, ma mi serve della forza fisica, ok? E della protezione, soprattutto. Allora, quando vieni colpito causi danni ad area, ma il punto è non essere colpiti, questo è il problema. Ok, potenziamo il lancio, non l'ho ancora potenziato, facciamo da 50 a 119 di danno e respingiamo le robe, direi che è ottimo, dai. Quindi lancio lo scudo di... Avrei preferito lanciare lo scudo di Capitan America, ammetto, però lo accetto, dai. Speravo di lanciare uno scudino, sinceramente. Oh no! Oh no! Questo no buono! Ehi, ehi! Via, via da qui, via da qui! Via da qui! Lanciano me! Ah, c'è pure quello! Questo va rotto subito! Aspetta, via, 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 via! Uccidi, uccidi, uccidi! Via da qua! Dammi qua! Scappa! Via! Schiva! Lancia! Fai robe! Schiva tu! E niente, l'ho preso tutto sul naso! Non ho schivato assolutamente niente! Quello che ho comprato l'ho appena buttato... Tutto nel water l'ho buttato! Tutto quanto! Maledetto tu! Via, via, via! Non so come funzionino quei cristalli, sinceramente. Temo di prendere un sacco di danno da loro. Via, 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 via. Spacca tutto! Schiva, schiva! Ma che miseria! Troppa roba, troppa roba! Ho perso la mia cosa da lancio. Dov'è finita? Non c'è più la roba rossa. Chi ce l'ha? Ah, ce l'ha quello lì, l'ho vista. Che miseria, eccolo! Lancia, lancia! Schiva, schiva! Mio Dio, cosa succede? Non lo so! Uccidi, uccidi sto coso! Veloce, veloce! Via, via! Via, via! 12 HP. Ce la farò sicuro! In the name of Hades. Atena, aiuto! Allora, vediamo un po', resiste alle trappole. Non mi interessa le trappole, perché tanto le schivo. Resiste ai danni, credo che prenderò questo. Sì, decisamente. Non, cioè, la prossima stanza potrebbe essere tranquillamente l'ultima, io ve lo dico. Qui siamo messi molto male. Ah, cadono cose! Scusi, lei! Allora, ecco. Ok. No, il fuoco! Ok. Questo è giallo! Questo spara cose! Dobbiamo uccidere il coso che spara cose! Aspetta! Lancio! Picchia, picchia! Ok, quello dovrebbe bruciare. Dov'è finito? Ne ho perso uno. Niente, ho perso i miei nemici. Ok. Vieni qui tu! Fatti uccidere! Ce n'era uno di qua, l'ho visto, dov'è finito? Non lo so, è rimasto da qualche... Cioè, è finito da qualche parte, non l'ho visto. Uccidi, uccidi! Eccolo! Ah, cosa mi ha colpito? Non me ne sono accorta. Stavo guardando il tizio sotto che lanciava le ondine viola e niente, siamo morti. Ve l'avevo detto che questa era l'ultima stanza. Damn it. Sì. Quell'area è veramente, veramente complessa per quanto mi riguarda, perché c'è un sacco di danno passivo, sono le nuvole di fumo che ti fanno danno, i nemici che lanciano cose, è veramente devastante quella zona lì. Comunque, siamo morti e siamo tornati a casa. Some of us more than others. Quello è Papino, che adesso ci impilerà di nomi, e questo è Achille, il nostro amico Achille.
Per il momento non ci dice nulla di che se non di stare attenti, di combattere come lui combatterebbe, quindi con onore e forza. Questi non ho ancora capito cosa sono. House of Hades, that dark and lavishly appointed lair of the underworld's king, is home not just to him, but to his willful progeny. You know I can hear you, old man. Non so cosa siano queste cosette. E ci sono delle porte chiuse, tipo quella e tipo anche questa, che magari un giorno, che ne so, riuscirò ad aprire in qualche modo mistico. Questo invece è il nostro cagnolino Cerbero e possiamo fargli le coccoline. Sbagliato tasto, perché non lo fa? Boy. Ok, fa le coccoline. E non rompere, papino. Sarà felice lui, le prende volentieri le coccoline. E ora ci tocca papino. Stupid boy. Mm-hmm. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. Though how is your wanton ransacking of my domain? E niente, ho parlato anche con Papino, che praticamente ci ha detto siamo stupidi perché abbiamo cercato di scappare, e ci dice che non riusciremo mai a fuggire da sto posto, perché lui l'ha disegnato apposta per tenere la gente dentro e non lasciarla fuggire. Là c'è Meg. E qua c'è nostra madre, Nyx. Do not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. Okay. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Quindi non ti fidi neanche tu dell'Olimpo. C'è qualcosa che puzza qui. Fortissimo. Yes, we are. Then go. Qui c'è Meg. The prodigal son returns. Mm-hmm. Everyone's saying I went easy on you, Zag. Look, I've a reputation to uphold. You get past me again like that, you best go all the way. Now leave me be and don't think you're gonna be so lucky next we meet out there. Io chiedo perdono, Meg, ma credo che non riuscirò a fuggire molto presto, perché qui siamo ancora in fase di apprendimento, Meg. Purtroppo dovrei fare brutte figure a manetta prima che io riesca a scappare, mm-hmm. almeno la prima volta. E questa è la mia cameretta. Questo è il nostro lettino, ma tanto lui dice che non ne ha bisogno. Ci sono un sacco di trofei, un sacco di cose. The bedchambers of Prince Zagreus lie in a perpetual state of utter disarray, despite his lord and master of the house repeatedly insisting that he pick everything up. E qui devo dargli ragione, Zag. E qui possiamo potenziarci. Come avevo detto, con quel materialetto viola, che non so di preciso cosa sia, quelle gemmine viola ci permettono di potenziarci. Non possiamo prendere tanto, possiamo potenziare un po' l'attacco, dai. Due punti sull'attacco, ok. 20% di danno in più e un più +2 ad ogni stanza, va bene. Power. Feel the power. Siamo fortissimi adesso, non è vero, siamo un po' meno cacchette di prima, ma non siamo fortissimi. Ok. E qui abbiamo le armi, possiamo sbloccarle con le chiavi che troviamo. Mi ricordavo male, era 1 la prima arma, 3 la seconda e 4 la quarta. 2 nessuna, ok. Io sbloccherei l'arco, ragazzi, per il semplice motivo che l'arco è la mia arma preferita. Sorpresa, sorpresa, chi l'avrebbe mai detto che l'arco era la mia arma preferita, eh? Let's deal some death. Psst, over here. What the? Eccolo che è apparso. Mi pareva doveva esserci qualcuno qua. Nice place you got here, boyo. Name Skelly, how's it going? But enough with the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. Ok, praticamente questo è, diciamo, un po' il personaggio che possiamo usare per allenarci con le armi nuove. Quindi lo possiamo colpire. Whoa. E vedere un po' come funzionano gli attacchi che abbiamo delle varie armi. Praticamente l'arco è una buona arma perché ci permette comunque di stare parecchio lontano dai nemici. Ma mi si è attivata la mira assistita, scusate. Mira assistita? Perché c'è la mira assistita? No, non la voglio. Allora. Oh, finalmente, porca miseria. Chi se ne frega della mira assistita? Fai mirare a me, che è meglio. Ups. Comunque dicevo, attacco speciale che è un gran ventaglio di frecce. Attacco normale che si potenzia con più lo teniamo premuto. Anche se in realtà è più potente quando vedete che lampeggia di bianco per un secondo. Se riusciamo a lanciare la freccia in quel momento è il momento in cui la freccia fa più danno, diciamo così. Quindi praticamente dobbiamo semplicemente stare attenti e usare bene il tempismo, vedete? Questo è il momento in cui la freccia è più potente. È che non è così facile da prendere. E questi sono gli attacchi dell'arco, una delle armi che mi piace più di tutte perché mi permette di stare a una certa distanza mentre meno la gente. Allora, questa run la farò per farmare materiale, quindi se dovessi avere la possibilità di scegliere tra
oggetti per potenziarmi e una divinità che mi dà un potenziamento, probabilmente prenderò gli oggetti. Non andrò comunque oltre a dove siamo arrivati prima. Ok. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Questo deve essere Zeus, però mi sembrava Hermes, ma esatto. Look, your father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. Hermes ha tipo le ali, è un'aletta quella di Hermes, è simile a un fulmine, ma alla fine è un'ala, non è una saetta. Allora, fendente fulmineo, il tuo attacco genera un fulmine a catena. Arabesco tonante, il tuo attacco speciale fa battere una saetta sui nemici. Che però forse funziona meglio con un'arma che impatta. Qui lanciando frecce non so come funziona. Non l'ho mai messo sull'arco quell'attacco lì. Mentre lo scatto fa battere frecce. Io userei questo perché forse riesco a lanciare delle frecce elettriche. Sarebbe fico. Lord Uncle Zeus lending me support. Never thought I'd see the day. Sì, buono, sono contenta della mia scelta. Un'altra cosa bella dell'arco, se avete visto, è che passa attraverso a tutti i nemici. Cioè, avete questo raggio, va fino in fondo, attraversa e colpisce tutti. Ed è una cosa ottima. Ok. Altra boss fight. Ma sì, dai, andiamo a prendere Artemide. Con l'arco devo andare da Artemide. Non posso non andare. Oh no, questo lo odio. Però con l'arco dovrebbe venire bene, in realtà. Un po' di ste cosette, sono troppe. Aia. Porca miseria, sti raggi maledetti. Questa è una di quelle boss fight che non sopporto alla follia. Dai, muorici maledetto tu. Quanto detesto sta boss fight. One less giant evil crystal then. Hey, how'd you get your hands on a nice bow like that? Bello, eh? You take good care of Coronaut for me, so I can try it too once you're up here. Ok. Prendiamo lo scatto, dai. Lo scatto ci permette di infliggere danni maggiori. Vai. I'll make every strike count. Ok. Mi servono i soldi perché devo curarmi se becco Caronte. Oh no. Seal the chamber. Ma maledetti voi! Mi avete fatto venire qui e adesso mi volete uccidere! Allora, maledetti voi! Freccia, freccia tutti, freccia! Freccia tutti! Ah. Porca miseria! Sti cosetti maledetti! Non male che ho i raggi incredibili di Zeus. Ehi, ehi. Mi uccide questo per primo. Aspetta, aspetta. Non morirò. Non morirò qui. Aia, morirò qui. No. Niente, il mio obiettivo era ottenere più soldi per curarmi di più. Invece ho perso tutta la vita che avevo prima di entrare nella stanza. Okay. Hades e Caronte. Caronte, abbiamo un fracco di soldi e dobbiamo curarci tantissimo, tra l'altro. Non ha cure sto pezzettino di caccola. Fine day to you as well there, mate. Now let's have a look at your supply, shall we? Zeus, aiutami. Ho bisogno di vita io qua giù. I see the boatman of the underworld has found the means to reach you with my blessing, nephew. Such strange alliances we forge these days. Già. Io andrei con gli effetti fulminei che folgorano i nemici. Electric. Abbiamo trovato tantissimi potenziamenti da parte di Zeus. Peccato che stiamo morendo malissimo. E Meg ci purgherà come se non ci fosse un domani. Però va bene, dai. You're not escaping death this time here, Zagreus. You ready to go home? Eh sì. No, not just yet, though. Thanks for asking, Meg. If you intend to force me, know that I'm going to resist with all my might. Well, I appreciate the warning. Now prepare to die. Okay.
Ho 5 HP! No, no! No! You did not come back. Ma in realtà l'ho lasciata vincere, perché l'altra volta ho vinto io e dovevo farle rialzare il morale, quindi l'ho lasciata vincere. Si fa così. Oh, era tutto calcolato, giuro. Ok ragazzi, per il video di oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo episodio tenteremo di scappare dalla seconda sezione. Chissà se ci riusciremo o se di nuovo falliremo miseramente. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.